Allora, come secondo piatto andremo a preparare dei ravioli di salsa verde con delle patate e della lingua, quindi un piatto di ispirazione prettamente piemontese. Come prima cosa andiamo a cuocere i ravioli, che sono stati preparati con la salsa verde tipica piemontese, quella che viene utilizzata come accompagnamento al bollito piuttosto che alla lingua, tagliata con il 50% di patate. Con questo ripieno andiamo a fare i ravioli. Allo stesso tempo andiamo a preparare la salsa, che viene preparata con della lingua cotta sotto vuoto a bassa temperatura per 24 ore. Viene poi spelata, una parte viene utilizzata come salsa con dell'aggiunta della demi-glace, un'altra parte viene seccata sulla piastra e viene utilizzata per donare poi della croccantezza al piatto. I ravioli saranno saltati con del burro alla salvia e avremo dei broccoli, anche questi saltati con del burro. I nostri ravioli sono pronti, li andiamo a saltare con il burro, aggiungiamo i broccoli, lasciamo velare leggermente i ravioli con un po' del burro e passiamo ad impiattarli. I ravioli verranno messi nel piatto in un modo molto random, come si può dire. Aggiungeremo i broccoli, il burro, la lingua, che con la sua grassezza andrà a dare un po' di rotondità di gusto al piatto. E anche colore, perché visto che messi al centro. Sì, assolutamente, anche colore. Delle acciughe, che fanno parte di quella che è un po' la ricetta tradizionale della lingua della lingua al verde. Queste sono acciughe sott'olio, che vengono semplicemente pulite dall'olio e poi tagliate a pezzi. Aggiungiamo la lingua, anche questa, cotta a bassa temperatura e poi seccata in piastra, per dare croccantezza al piatto. Ed una foglia di spinacio fresco. Il piatto della tradizione, che per un piemontese è un sapore molto conosciuto, molto in Piemonte si mangia la lingua con la salsa verde da quando uno ha 3 anni però, fino a 85, diciamo, in una versione diversa. Completamente diversa. Esatto. Questo piatto è stato realizzato Igor Macchia durante la credenza.